Ciao a tutti, Casciotti, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi è domenica 29 aprile, ormai siamo quasi a maggio, ormai la scuola sta finendo e un'altra cosa che sta finendo è il nostro tour in giro per l'Italia. Si chiama Made in Internet, oggi c'è l'ultima tappa ufficiale del tour e poi ce ne sarà un'altra quest'estate, ma non fa parte del tour, è una cosa proprio a parte e sarà a Follonica, al Follonica Summer Festival, non so come si chiama di preciso. Oggi sarebbe stata un'ottima occasione per provare i miei nuovi occhiali da sole, che sono di una marca strana che non ho mai sentito e non è un product placement, non mi hanno pagato, non mi hanno regalato gli occhiali, anzi l'ho pagato un botto di soldi. Si chiama David Mark, marca che non ho mai sentito, però sono entrato in questo negozio, l'ho visto, mi sono piaciuti e li ho fatti e li ho comprati così come sono, perché io dovete sapere che sono completamente ciecato, mi mancano praticamente 5 punti per occhio e senza occhiali vedo con tutto completamente sfocato, con gli occhiali da sole invece sembro cieco. No, sto scherzando, però mi piacciono molto e volevo provarli oggi, però non c'è il sole, piove sia a Milano che a Torino secondo le previsioni, quindi direi anche che possiamo lasciarli qua. Vabbè, sarà per un altro vlog. Tanto volevo farvi vedere, cioè costano un botto di soldi, troppi soldi per essere così piccolini. Allora, guarda, faccio vedere, provo a zoomare. Guardate, sono praticamente intagliati, per non parlare delle lenti, che mamma mia, cioè la montatura non costa tantissimo, per fare le lenti da sole, da vista, per il problema che ho io, costa un occhio della testa, ragazzi, che cioè fa un po' ridere, però il colmo, no? Quanto ti sono costati questi occhiali da vista? Un occhio nella testa. Io ho appena finito di editare il secondo video di oggi che ho appena registrato, uscirà alle 19 perché ho deciso di cambiare il nuovo orario dei video, usciranno alle 2 e alle 19 perché soprattutto quando ho tanto lavoro da fare non riesco ad anticiparmi i video, avere un video alle 5 diventa complicato ed è successo in passato, ho dovuto saltare il video. Diciamo che se posso vorrei evitare di saltare video, non è che muore nessuno, però mi piace essere costante. Qui abbiamo la mia mini collezione di zaini e ogni zaino ha un setup completamente diverso, tipo qui c'ho il Mac quando mi serve il Mac, qua c'ho il Dell quando mi serve un computer con Windows sopra, questo invece è vuoto, non lo uso da un botto di tempo perché è gigante, però potrebbe andare bene per oggi. Metto un paio di magliette dei Mates che mi servono per l'evento, un'altra batteria per la giacca 5, basta in realtà, sì, è un po' overkill, però visto che ho la videocamera e questa videocamera, ragazzi, che uso io per vloggare, diciamo che è un po' grossa, non è esattamente la solita videocamera da vlog che si vede in giro, quindi lo zaino serve, ecco quello che volevo dire. Buongiorno, salve. Buongiornissimo. Ciao Elia. Ciao, come stai? A posto, a posto, te? Zaino. Io pure io con zaino. Che ci racconti, Giulia? Ma che siete pazzi? Io voglio ritornare viva. Basta dormire. Siamo tutti all'interno del Dario Van. Stiamo andando al Torino City. Giulia Penna si è fissata con le storie. Vivi. Mi raccomando, a casa non seguitela. No, non mi c'è più. Cos'è? Un animale? Stanno abbattendo un animale? No, si chiama fischio. Sono le corde vocali. Visto? Anche Sasha è capace. No, questo è falsetto. Come falsetto? Quella è una scrofa che muore. Basta, io mi scuso, pensare, io mi scuso di portare certi contro. No, questo sembra quando crasha il computer, che fa e entra in loop. Siamo già arrivati. Siamo già arrivati. Eccoci. Siamo arrivati. Ciao Isa. Ciao Isa. Ciao. Ciao. C'è la musica per iniziare al meglio, no? Il mood. Allora, siamo in questo teatro che non ho ben capito in realtà come si chiama, però non è un problema. Allora, di qua c'è il camerino Mates più Favij e niente. No, qua non lo so cosa succede. Che madonna. E niente, qui ci sono le postazioni da trucco. Incredibile. Vabbè, niente. Più o meno, dai. L'importante è crederci. Cos'è il bagno? Oh, ma cos'è? Ma è super attrezzato. Ma non è che questo è il cammino delle donne?
c'è il bagno per i disabili, che è enorme, che è comodo, cioè comodissimo. E qua, qua c'è scritto fire exit, e sono le docce rotte, ma sono comunque le docce. Ah no, dai, questa funziona. No, ragazzi, dove andate? Tornate, dobbiamo fare lo spettacolo. È già finito per me. Ma siamo appena arrivati. Ok, vai, andatevi pure via, vai, tranquilli, tranquilli. Facciamo noi lo spettacolo qua. Isa, sono andati via, tocca fare noi lo spettacolo. No, io e te? Sì. Che bello, venite ragazzi a vederci, siamo meravigliosi, un duo fantastico. Ok. Oh! Che è successo, Giulia? Mi preferite? Non è che, detto che preferisco lei, la devi buttare. Vai ragazzi, fate uno screen, mettetelo su Insta Story e mettete il sondaggio: Emily o Giulia? Oh, io mi devo fare questa cosa. Questo ragazzi è il teatro quando è vuoto, quando non c'è assolutamente nessuno all'interno, se non gli addetti ai lavori che stanno preparando giustamente il tutto. Questa è la regia per le luci, gli effetti speciali, e questo palco, cacchio, è bello grande. Niente, io come al solito faccio il mio tour usuale della struttura. No, Stefano, che hai fatto? L'hai tagliato a metà? Ha perso un pezzo anche! Col martello non so se risolviamo, però. Sì. Attenzione, questo è il Transformer, Giulia Penna versione CR7. E niente, dopo, sai, quasi, cosa sono, 10 tappe, forse alcuni dei props stanno soffrendo la situazione. Ma è giusto così, io questo me lo porto a casa per ricordo, è una mazza chiodata, quindi posso ammazzarci la gente. Va benissimo, va benissimo. Lui e Elia, visto che Tudor ha deciso di abbandonarci in questa ultima tappa e andare a New York, vabbè, in realtà aveva già prenotato prima di sapere la data del tour, quindi va bene, abbiamo chiamato il nostro amico Elia, che è molto bravo a suonare e ha deciso... Grazie, non si sei ispirato niente! Sono spaventato. Suona lui. Quando ci si annoia prima di uno show. Eccoci ragazzi, come montare una console insieme ai mates. Questi sono i CDJ, ora manca il mixer. L'unica cosa che so fare è attaccare la presa, quindi faremo questo. No, non hanno ancora tirato il cavo. Ok, manca la presa, non posso fare niente questo. Com'è Elia, come sarà questo set? Alla Tudor. Alla Tudor, ok. Alla Tudor. Perché Tudor suona bomba sessuale. E vabbè, qua c'è il buffettino, quindi direi che possiamo mangiare. Questo è per me. Grazie. Ad alta voce dobbiamo sentire tutti, Lorenzo. Ezechiele, aspetta. E ricevetti un altro messaggio di Geova. Figlio dell'uomo. Questo è ciò che il sovrano signore Geova dice. È di Genova? No, sto leggendo. Leggi. Insieme. Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura. Sex, dopo che non sto rispettando Elia. Sexy, surri. Surri. Mandami le foto, no? Sì. Ho sputato sullo schermo, scusa. Tra poco inizia lo spettacolo, ma giustamente non porto la videocamera che è gigante sul palco, forse faccio magari qualche Insta Story col telefono, se riesco a fare qualche clip anche per il vlog, bene, altrimenti ci vediamo dopo. Abbiamo finito la prima parte dello show e in questa situazione sono sudato come non so cosa, gli altri sono bagnati. Sei bagnato, Sasha? No. No? No, ma poi dietro la maglietta, no. No, ma è schiacciato, infatti. È come se l'avessi indossata dopo che ha finito la lavatrice. Vai, bello. Si riesco a trovare un posto per la videocamera in modo da metterla sul palco. Vi ho portato sul palco! Avete telefoni anche voi, ragazzi? Vero. Ragazzi, ho fatto le riprese, purtroppo quando è andata via la luce è andato in ghosting l'autofuoco, ho cercato di trovare un autofuoco, un fuoco che non c'era, e quindi sono venute un po' sfocate le riprese, però è andata bene. Ora dobbiamo fare ancora un altro paio di cose, tra un paio d'ore si torna a casa.
Questa qui è una clip extra per chi arriva in fondo al video. Beh, è un premio, perché chi arriva in fondo al video è sempre il migliore, è il più bravo. Quindi vi volevo raccontare una storia che parla di un semplice ragazzo che pisciava. Fondamentalmente, credo di non aver mai fatto vedere. Io che piscio, quindi voi sarete i primi. Secondo me Suri sarà contento, diciamo. Detto questo, ciao, tur tur tur.